Cariche come mai da Fuse Gamer. Oggi ragazzi siamo qui con un video incredibile perché siamo in compagnia di Tony Tubo. E Tony Tubo, ciao ragazzi, benvenuti in questo video. Oggi sono qui perché il ragazzo mi ha voluto sfidare, quindi devo dimostrare che Tony Tubo regna anche sul canale di Fuse Gamer. E andiamo dentro a fargli scartare tutto, ragazzi. Allora, diciamo che chi perde scarta un giocatore speciale che adesso non vi diciamo, vi diremo alla fine. Comunque mi raccomando, per un altro video del genere lasciate 10.000 mi piace e vi porterò un altro ospite insieme a questa serie che è l'indovina il primo giocatore. In cosa consiste? Ognuno di noi, io e Tony, andrà a selezionare un campionato ed un prezzo minimo ed un ruolo che sarebbe difensore centrocampista, attaccanti. Il primo giocatore che uscirà, l'altro lo dovrà indovinare. Vi ricordo ragazzi, andate ad acquistare magliette da calcio e tutti i gadget sportivi da bestocchestore.com con il codice Fuse. Mi raccomando, ve lo lascio in descrizione. Codice Fuse 10% di sconto, già sono scontati. Poi mettete però codice. Soprattutto Fuse. Quelle del Napoli vado a cattare. Giusto, perché ci sono anche quelle. Quindi primo link in descrizione. Avanti così, raga. Quindi Tony Tubo, sei pronto? Vale la regola dell'ospite. Quindi mi sa che devi che comincia io. Allora, quindi adesso io ho già impostato il mio range. Ah, indovinare okay. Dovevo farlo io prima. Ok, perfetto. E certo. Facciamo tipo 3 giocatori a testa, ci stai? Sì, dai. Perfetto. Vai, vabbè. Ho scelto campionato, Bundesliga, ruolo, attaccante, 50.000 prezzo minimo, 70.000 prezzo massimo. Ma non fare prezzo massimo, è solo prezzo minimo. Okay. Sei pronto? Certo. Io premo la Upsilon. Upsilon! Ah! Okay, è uscito? Sì, ma non lo indovinerai mai. Allora, Tony Tubo, ti faccio... Abbiamo 2 domande a disposizione, facciamo 3. Ok. Perché se stanno giocatori, sta di tutto, quindi 3, dai. Allora, tu hai detto attaccante, sopra 50k, Bundesliga. Allora, yes. Io ti dico subito, il tuo giocatore, per togliermene un po', è tedesco? Il mio giocatore è tedesco! Ok, sì. Quindi è tedesco... Il tuo giocatore, quello che vedi davanti, ha una carta speciale in generale? Cioè, no, quello là che c'è davanti è una carta speciale? Sì, la carta che ho davanti è una carta speciale. Al momento mi viene da di Werner, però non lo so, ti dico, visto che è attaccante, if, sarà un if, credo, perché quelli là si possono vedere, forse Champions, ma non ne sono sicuro. Però ti dico, il tuo giocatore gioca nell'RB Lipsia? Il mio giocatore non gioca nell'RB Lipsia. Ok, non è Werner, sarà tipo quello là con i capelli lunghi, di cui non mi ricordo il nome. Pure l'anno scorso usciva un sacco di volte if, ma non ricordo il nome. Non mi riesce da proprio una mano in nulla a Tony Tubo. Un'unica mano che ti posso dare e me la sento di dartela, perché veramente capisco che è difficile. Cioè, questo non l'avrei mai indovinato. Ti posso dire che è una carta Champions, dai. Non le conosco. Cioè, no, non le conosco. Sono. Non lo so. Mi arrendo, Tony. Perché... Ti arrendi quindi? Sì, è uscito Philip. Filippo con 2 P finali, ragazzi, che cioè io quando l'ho visto ci sono rimasto male, quasi volevo riaggiornare perché ho detto vabbè, questo è impossibile da indovinare. Però hai perso, Andrea, il culo di Tony Tubo, non ci puoi fare niente. Tony Tubo è fortunato. Che vuoi fare? Vabbè, Tony, facciamo quindi una cosa. Adesso metto centrocampista Premier League. Va. E ti metto. Va, li so tutti. 45. Anzi, metto 40.000. Se li sei tutti, mettiamo 40.000. Li so tutti. Vai, primo centrocampista. Kevin De Bruyne, no. Ok, perfetto. Ok. Vai. Allora, prima domanda, la carta che hai davanti è una carta speciale? Quello che hai davanti? Ah, sì, 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 è una carta speciale, una carta speciale. È una carta speciale. La ci sapere se è una Champions o no, però. Perché sennò cambia il mondo. La carta è una carta Champions? Non è una carta Champions. Ah, ovviamente per Champions intendo pure Rod, tu cammino per... Sì, per sì, sì, okay, perché... ok, va bene, va bene. No, non mi dire che hai potuto trovare tipo quello là del Chelsea 82, che non mi viene il nome, messo a prezzo pompato, potrebbe essere. Andrea fa parte delle prime 3 squadre in classifica della Premier, quindi Liverpool, City o Chelsea. Se non ci sbagliamo, la classifica non ce l'ho. Vabbè, tra quelle 3 dici? Tra quelle 3. No, non fa parte delle prime 3, Tony Tubo. Oh, idea, Fred Want to Watch, è l'unica cosa che mi viene in mente. Quindi, certo, però con lo stesso ragionamento ci sarebbe pure Fabinho, ci sarebbe pure... Madonna, quanti ce ne sono. Vabbè, mi butto su Fred Want to Watch, dai. Allora, non altro. Allora, ti sei buttato quindi su Fred Want to Watch. Allora, il Want to Watch l'hai indovinato, non è Fred...
ma è Richarlison dell'Everton, l'esterno sinistro brasiliano. Vabbè Maria, io quitto allora, sai così. 81 di vabbè, facciamo 0-0 sta cosa. Oh, per ora veramente troppo okay. difficile, però ci sta, dai, due difficili, Tony. Dai, ok, allora io alzo un po' la posta, okay. Vado su campionato Serie A, te la faccio facile, okay, dai, okay. La faccio facile. Poi vado in difensore, okay. Quindi ancora più facile, e vado a 70.000 prezzo di partenza, minchia. Va bene? Ok. Oh, ti ho fatto proprio un regalo, sono 5-6 questi qua. Dai. Ok. Ok, vai, andate. Allora, Tony, ti faccio subito la domanda. Fa parte delle prime due attualmente in classifica della Serie A, ovvero Juventus e Napoli? Il giocatore in questione non fa parte di queste due squadre. Oh, minchia, cacchio. Infatti, guarda che allucinante. Cioè, c'è una pagina avanti, tutta Juve, è l'unico che non è del... Allora, facciamo un ragionamento. C'è Romagnoli, che è uscito IF. C'è l'Inter, ci può essere Skriniar, può essere Torino, non penso. Può essere Manolas, che non è uscito IF. Ah no, Manolas è uscito IF, che cazzo dico? Fa parte di una delle due squadre milanesi? Ovvero Milan-Inter? Sì, fa parte di una delle due squadre milanesi. Ok, allora ti è convenuto fa sta domanda? Sì, scusa, perché mo... Era scontato, dai. Ma è uno difensore o dell'Inter o del Milan. IF... Romagnoli ci sta, poi che altro terzino ci sta? Ci sta D'Ambrosio, ma non penso. Ti dico, il tuo giocatore è italiano? Il mio giocatore non è italiano. Ok, togliamo da mezzo Romagnoli e già siamo tolti un peso. L'unico che in mente che mi viene è Skriniar, dei più forti delle due milanesi. Però è uscito IF Skriniar, non mi ricordo. Io ti dico Skriniar, Milan Skriniar. La squadra l'ha azzeccata? La squadra e il giocatore li ha azzeccati. Infatti due, Skriniar Champions League però wow. Skriniar 86 di Champions. Buono. La cosa bella è che c'ho una pagina davanti di Bonucci e il Champions, un Alexandre, un Benatian. La stessa comunque, pagina, è allucinante. Sti Champions non rovinano sta sfida, però ci confondono, ci confondono, molto, confondono parecchio, perché poi c'hanno i range molto molto alti. E quindi, capì? Va bene, dai, andato. Allora c'è una cosa, adesso ti faccio io Liga Santander. Ti faccio difensori e te lo metto sopra i 50k, va bene? Sopra i 50k, c'è 51. Sopra i 50.000, prezzo minimo 50.000. Oh, è difensore. Okay. Io lo cerco, vediamo chi troviamo. Perfetto. Allora, prima domanda mi viene da fare. Di Liga Santander gioca nelle due squadre di Madrid, quindi Real Atletico gioca a Madrid? Sì, Tony Tubo, sì. È un giocatore spagnolo? Non è un giocatore spagnolo, Tony Tubo. E lo chi è Godin? Forza. Se è Godin oppure no, dovrei chiedere se è uruguaiano, ma vorrei una cagata però. Quindi potrei... Perché potrebbe essere anche Felipe Luis. Nel Real chi cazzo ci sta? Marcelo. Però se dico se è brasiliano, effettivamente mi tolgo da mezzo sia Marcelo che Felipe Luis e posso andare dritto su Godin. A meno che non è qualche terzino, quel terzino francese dell'Atletico che tipo in versione Champions e lo vendono 50.000, quindi lo... così. Però no, mi conviene togliermi da mezzo Felipe Luis e Marcelo. Il tuo giocatore è brasiliano? Il mio giocatore non è brasiliano, Tony Tubo. Aspetta, c'è Varane. Cazzo, c'è Varane. Quindi mo è Godin e Varane. Andrei. C'ho un dubbio enorme. O è Varane o è Godin. Mi devo buttare su uno o mi butto su Varane. Perché penso che ce ne siano di più sul mercato. Solo per questo. Perché ho fatto le domande sbagliate senza riflettere che c'era Varane. Quindi il tuo giocatore è Varane. Tony Tubo, il mio giocatore non è Varane. Ma ti dico una cosa. L'hai nominato prima e quando l'hai nominato mi sono cagato addosso. Perché è quel terzino Godin francese dell'Atletico, no! Di persone Champions, Hernandez. Ma vaffanculo, questi Champions rovinano tutto. Hai però visto? Dai, Madonna, no. Cacchio, quindi sto 1-0 per me. Ora adesso puoi o pareggiare o raddoppio. Ma mo devo andare io però. Cioè, mo quindi se tu adesso ce la fai hai vinto tu. In teoria sì. Cioè sì. Taggi è più campionati più ignobili. No. Ligue 1 francese. Vai. Prezzo 50.000, ruolo centrocampista. Vamos. Aia. Allora, vai. Ti sarà uscito un Champions, sono sicuro. O Verratti, o Rabiot, o Neymar che lo mettono S, o Mbappé che lo mettono D. Chi ci sono i centrocampisti? Stavayé, che non gioca più... No, gioca al Marsiglia tuttora, credo. Quindi dico, il tuo giocatore è francese? Il mio giocatore è francese. Perfetto. Allora, può essere Rabiot. Verratti non può essere. Può essere Payet, può essere Mbappé,
Quindi ti dico, il tuo giocatore gioca nel Paris Saint-Germain? Il mio giocatore non gioca nel Paris Saint-Germain. Ok, allora sarà Payet. Cazzo, sarà Payet. Eh sì che sarà Payet. Non mi ricordo se gioca nel Marsiglia, ma penso proprio sì. Sì, gioca nel Marsiglia, Payet. Il tuo giocatore gioca nel Marsiglia? Il mio giocatore non gioca nel Marsiglia. Minchia. È difficile. È difficile, Tony. Che ti odi, sì o no? Ah, non lo so. Vabbè, è un giocatore che non si conosce. Cioè, lo conosco questo giocatore, secondo te? È la quarta domanda, non posso rispondere alla quarta. Dai! Devi dire solo se lo conosco. No, non ti devo aiutare, che cazzo vuoi? Vai! Che cazzo è, Francesco? Tu le domande le hai fatte e basta. Ti ho risposto, non gioca nel PSG. È francese, non gioca nel Marsiglia. Vai, indovina. Ma no, Fekir, Fekir dove cazzo gioca? Non mi ricordo se i francesi dove cazzo giocano. Fekir non mi ricordo, non gioca in Francia Fekir. Se non è Payet, ti dico un francese, cioè, ma io ve lo giuro non mi ricordo dove gioca Fekir. Però ti dico Fekir, vai. Fekir. Io ti dico che ti odio. È Fekir? Sì, no, porca puttana. Ho detto è l'unico che non gli è venuto in mente. L'unico francese famoso che non gli è venuto in mente è Fekir. E guarda che è venuto a pensare a Fekir. E poi sai una cosa. Vi faccio vedere adesso la mia schermata, ragazzi. Se io perdevo questa sfida, ma l'ha persa Tony. Se io perdevo questa sfida, cosa facevo? Fekir lo scartavo io, ragazzi. Perché in questa sfida ci siamo giocati io, Fekir, e Tony Dupo, tu chi ti sei giocato? Io invece, Andrea, ti avevo preparato l'86, dovevo scegliere tra Depay e Kuke, alla fine ho optato per Depay, che l'ho pagato, si può dire, 400.000, perché ho fatto tutto il campionato di Ligue 1. Minchia. In realtà volevo mettere Kuke che costa di meno, però poi ho pensato, Kuke non me lo posso rifare più, mentre invece Depay, volendo, me lo posso rifare, quindi mi gioco Depay, ed eccolo qua. Ciao, più Depay. Riceverai zero crediti. Beh, lo wow, scarti? Zero crediti, ah. Che infame. Come potete vedere, se esco, rientro e lo cerco. È no, sparito. Memphis Depay. Come vedete, non c'è. E andiamo così, ragazzi. Ce la portiamo a casa. Quindi Tony Tupo devono lasciare 10.000 mi piace. E porto un altro ospite qui. E si devono iscrivere al canale Tony Tupo a Twitch, però. Tutte e due, sei tu, Twitch, quindi mi raccomando ragazzi, seguitemi anche a me su Twitch Fuse Gamer e lasciate un bel mi piace, mi raccomando, iscrivetevi al canale, saluta Tony. Ciao a you e sempre forza Napoli. E noi ci ribecchiamo nel prossimo video. Bella raga. Ma cazzo, scarta sempre così. Godo.